Salve a tutti, oggi parliamo di Papa Francesco e delle sue problemi di salute con la nostra inviata. Intanto, inviata, spiegaci un po'. Allora, come tutti sapete, credo, o almeno la maggior parte delle persone, Papa Francesco è stato operato all'addome, ricoverato al policlinico di Gemelli. È stato soccorso dal dottore che ci ha assicurato che appunto lui sta bene, è appena uscito dallo stato di convalescenza e adesso per fortuna sta bene. E, diciamo che ha dovuto subire un intervento chirurgico di circa 3 ore per dei problemi tipo gastrointestinali che poi vi spiegheremo meglio nel dettaglio. E, quindi niente, per fortuna adesso sta molto bene, noi auguriamo tutto il meglio e niente, lascio la parola a te, poi approfondiremo. Allora, praticamente lui, quello che ha avuto in passato, è tipo un Murcera. Come Sì, diciamo, se sì. io bevo tantissime Coca-Cola insieme, o se no mangio tanta roba acida, non lo so, roba acida, non penso ci sia, tipo caramelle, no, le caramelle no, non sono acide, non so se ci sia. Sì, alcune sono molto acide, altre no, però Vabbè, in generale comunque sì. non sappiamo cosa ha mangiato perché noi non guardiamo Papa Francesco 24 ore su 24. Quindi, questo sarebbe anche stalker, eh? Certo. Allora. Quindi sappiamo però che dato che lo stomaco fa acido e poi bevi già una bevanda acida, si crea ancora più acido e poi va a lacerare lo stomaco e poi si chiama ulcera. Allora, io appunto volevo approfondire un attimo questa cosa. Voi appunto, come sapete, ci sono cibi più acidi, cibi meno acidi, ma in generale quelli acidi bisogna starci attenti, appunto, come ha detto Dennis, perché dovete sapere che lo stomaco è appunto un organo che contiene i succhi gastrici, che sono delle sostanze acide che permettono la Da digestione. dove vengono? E questo cosa? Sì, I succhi gastrici, da esattamente. dove vengono? Vengono dal fegato e dal pancreas, mi Bravo. pare. Sì, e praticamente niente, quindi poi lo stomaco è rivestito da tipo una mucosa che appunto lo protegge perché sennò si bucherebbe proprio perché queste sostanze Schifo. sono molto acide. Eh sì. E quindi praticamente succede che se noi beviamo ancora più acido o comunque mangiamo sostanze acide si potrebbe lacerare questa mucosa e poi ci sono quelle che vengono chiamate le ulcere che sono molto molto dolorose. Quindi si può dire Papa Francesco si è ingoiato una bottiglia intera di Coca-Cola contemporaneamente. Scusate, non so come dire. Papa Francesco ha subito un'ulcera, quindi è stato operato. Allora, io proprio non so, potrebbe anche aver subito un'ulcera oppure semplicemente tipo un'indigestione, ma molto più grave, nella forma più grave, perché vabbè, succede a tutti noi di avere magari un'indigestione o una cosa del genere, e quindi potrebbe essere successo così. Io penso, perché poi io non è che sto a guardare Papa Francesco 24 ore su 24, non è che gli ho passato le telecamere È dentro. Ci avrà la sua solo il privacy. figlio. Sì. Che poi va che prima i papi andavano lì, stavano sul divano a bagnare d'oro lì a dormire perché venivano le indulgenze. Se adesso il Papa Francesco vende le indulgenze e fa tutte queste cose brutte, io gli do un cazzotto in faccia e lo butto dentro la cunetta di casa mia. Però se non lo fa, invece è bravo. Allora, Ovviamente questa non è una minaccia sul Papa Francesco, però stiamo avvertendo che potrebbe fare cose che noi non sappiamo, ma che io non penso. Io proprio non immagino, perché Papa Francesco è Papa Francesco. a parte gli scherzi, adesso vi leggo degli auguri che hanno mandato appunto anche le persone più importanti come dei presidenti delle camere o persone del genere. Allora, questo qua dice: desidero rivolgere a tuo padre i miei più sinceri auguri di pronta guarigione. Quest'altro invece è sempre quasi uguale. Ti desidero esprimere i migliori auguri di pronta guarigione.
tantissimi altri commenti così. Anche noi appunto lo auguriamo, speriamo che guarisca Auguriamo presto. pronta guarigione al signor Papa Francesco. Auguriamo molta pronta guarigione, perché lui sta operando pure ai gemelli. Giusto? Lì sono bravi. Speriamo però. Speriamo che non è appunto che conservano come chirurgo. Magari sono sbagliati, tipo devono fare un film e apro Papa Francesco che conservano e muore. Le ficca il bisturino nel cuore e muore. Ah, ma già l'ha fatto l'intervento, che so Dio. Speriamo che ci sono i migliori chirurghi, perché la nostra santità è una cosa da adorare, proprio adorare, pregare, è tipo una divinità. È tipo una divinità, abbiamo problemi di connessione, che Amelis infatti... Non lo so, disattivo il microfono, non so cosa è successo. Non so se riesci a sentirmi bene. Non lo so, sento tipo una cosa del genere, non ho capito niente. Comunque vabbè, tipo, Papa Francesco è una divinità e va pregata, va lodata, perché Papa Francesco è Papa Francesco. Papa Francesco è Papa Francesco. Poi gli altri non sono mai stati come Papa Francesco. Perché Papa Francesco è Papa Francesco. Allora, praticamente noi sappiamo anche un'altra cosa, ovvero che la conferenza stampa, appunto, verrà organizzata una conferenza stampa subito dopo la sua guarigione, proprio organizzata dalla stampa E di lì Papa Francesco. ti saranno tutti a pregarlo, a lodarlo. Perché lui è... No, non è vero. Però è un santo, non lo so che è. Un qualcosa di Dio, però. Non è Dio, ma è qualcosa di Dio, quindi va lodato. Giusto, Ame? Comunque Ame disse... Ah, questa voce oggi. Perché è nata dal dentista... L'hanno messa tipo una cosa gialla sulla lingua e fa. Capito? È normale per lei. Parla un po' male perché è nata dal Sì, dentista. scusatemi, c'ho questa voce ma un po' di Guarda, fastidio. tipo, no, così parla tipo una cosa del genere perché le ha messo tipo una cosa per attaccargli la lingua sopra il palato. Non so capire niente. Sentite come parla. Vabbè, comunque, da me e la mia inviata, arrivederci.